Sospensione e blocco delle attività di ricerca e dell'assistenza connessa ai progetti di studi clinici. Questo l'annuncio dei direttori di struttura dell'Istituto Nazionale per i Tumori Pascale a seguito dell'avvertenza dei ricercatori e dei medici a contratto del centro oncologico. 300 specialisti tra ricercatori, biologi ed oncologi, impegnati da oltre 15 anni in attività di ricerca e di studi clinici, nonché di chirurgia ed attività ambulatoriale. All'avvertenza hanno inoltre preso parte i componenti a contratto del personale amministrativo. Ascoltiamo Lisa Mazzone, collaboratrice dell'Istituto Pascale. Mostra una situazione particolare in quanto sia come amministrativa della ricerca sia come direzione scientifica siamo retti fondamentalmente dall'attività svolta da precari, dove per precari purtroppo qui c'è una grande differenza. Si fa spesso una distinzione fra chi è precario in quanto dipendente a tempo determinato e chi è precario con contratto a progetto. E in un certo qual modo veniamo considerati di serie B, perché non possiamo neanche essere considerati precari. E questo ci preclude anche la possibilità poi di partecipare a concorsi. Noi ci occupiamo di ricerca e fondamentalmente, essendo un IRCCS, tutto si poggia sulla ricerca, perché quello che noi effettuiamo nei laboratori viene traslato direttamente sul letto del paziente e attraverso le sperimentazioni cliniche contribuiamo poi a far andare avanti la cura per il paziente stesso. Quindi di conseguenza, nel momento in cui anche il più piccolo ricercatore che sta lì in laboratorio viene bloccato nella propria attività, automaticamente viene bloccata anche la cura per il paziente.